Delitto Meredith manda la CNN contro i giudici fiorentini, sono innocente. Costa Concordia, l'osservatorio autorizza la posa del primo cassone. Notte bianca dal record a Firenze anche per le polemiche sugli eccessi. Profughi in fuga a Prato, ma il Ministero ne invia altri 15. Polemiche contro l'economista Zingales, scettico in TV sulle acciaierie di Piombino. Dal 1982 l'impresa Coedil è specializzata nel settore dell'edilizia stradale e nella realizzazione di capannoni industriali e demolizioni. I nostri punti di forza sono competenza, esperienza del settore e il nostro parco mezzi sempre rinnovato. Tecnici e operatori sono costantemente aggiornati sulle più moderne tipologie di lavoro. Coedil garantisce la massima flessibilità e qualità, tempi certi di consegna e cantieri in massima sicurezza con certificazione BSO HSAS. Contattaci e visita il nostro sito www.coedilsrl.net. Vados Mare, la tua vacanza in Sardegna. In località Vados, in una cornice di suggestivi panorami, a 300 metri da un comprensorio che offre 4 km di sabbia bianca e finissima, si trova il residence Vados Mare. Luogo ideale per coloro che vogliono trascorrere una vacanza all'insegna del relax e della tranquillità, senza rinunciare ai piaceri delle serate in Costa Smeralda, distante solo pochi chilometri. Residence Vados Mare. Per informazioni e prenotazioni www.vadosmare.it. Mi avevano chiamato un'altra volta, l'ennesimo colpo in città. Ormai non si parlava d'altro. Svuotato di nuovo. Un lavoro pulito e veloce, dei veri professionisti. E come al solito, nessuna traccia. Tranne una. Edizione straordinaria! Beh, novità? Se ne sono andati col bottino. Ancora loro. E chi altri se no? Peppino Durgoni. Certo che questo kebab è davvero speciale. Ma quale sarà il segreto? Semplice, il nostro kebab è fatto con vitello salchino, come da buona tradizione turca. E i panini li serviamo sempre caldi. Davvero? Guarda come fuma! Fuma come un turco! La solidarietà non ha età. Nella prossima dichiarazione dei redditi sostieni l'attività istituzionale della pubblica assistenza L'Avvenire di Prato, da oltre 100 anni al tuo servizio. Devolvi il 5 per 1000 dell'IRPEF indicando nell'apposito spazio il codice fiscale 840 051 50 481. Non ti costa niente, ma può cambiare la tua vita e la vita di molti. Aiuta chi ti aiuta. Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta, un mondo interamente dedicato a pile, batterie e caricabatterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni, auto, moto, camper, carrozzine per disabili, computer, con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce le batterie del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato pile Varta a Firenze in via Baccio da Montelupo 53 e in via di Ripoli 69. elettromecbatterie.it. Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. Non ho ucciso la mia amica, così si difende Amanda Knox in un'intervista esclusiva alla CNN a due giorni dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha condannato Amanda Knox e Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith Kercher. Il servizio, vediamo.
Libera dall'America, Amanda Knox torna a parlare in TV alla CNN per difendersi. A due giorni dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha condannato Amanda Knox e Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith Kercher nell'appello bis del processo, la ragazza in TV ribadisce la sua innocenza. In particolare sottolinea che non aveva alcun motivo di uccidere Meredith e ha negato che, come invece sostengono i giudici, tra le due ragazze ci fossero i dissapori. Nel mese in cui abbiamo condiviso l'appartamento, spiega Amanda Knox alla CNN, stavamo diventando amiche. Una settimana prima dell'omicidio siamo andate insieme a un concerto di musica classica. Non abbiamo mai litigato. Secondo le motivazioni depositate dai giudici il 29 aprile, il movente dell'omicidio compiuto per i giudici da Amanda, Raffaele e Rudy Guédé fu una progressiva aggressività innescata da una lite sfociata in una violenza sessuale conclusa con un omicidio perché la vittima doveva essere messa in condizione di non denunciare. Non è l'unico elemento di novità nella ricostruzione di quanto avvenne la notte fra il 1 e il 2 novembre 2007 nell'appartamento di Via della Pergola a Perugia. Per la corte fiorentina gli assassini di Meredith usarono due coltelli, uno piccolo era nelle mani di Raffaele, l'altro era impugnato da Amanda. Era da cucina, aveva una lama di 31 centimetri. Fu la studentessa americana a sferrare a Meredith il colpo letale. Se fossi stata sulla scena del crimine, le prove della scientifica dimostrerebbero la mia colpevolezza, ma non c'è nulla, nessun capello, nessuna impronta di mani o di piedi che dimostrino la mia presenza. Questo prova la mia innocenza, ha detto la Knox alla CNN. Ubriaco, ieri intorno alle 18, camminava per le vie del centro storico di Firenze gridando frasi sconnesse e impugnando un coltello. Alla scena hanno assistito molti passanti che, impauriti, hanno chiamato il 113. L'uomo, 40 anni austriaco, è stato rintracciato dalla polizia in via Sant'Egidio e denunciato. Quando è stato fermato aveva in mano un grosso coltello da cucina, un altro simile era in una borsa che aveva con sé. Secondo quanto emerso, nel corso della giornata di ieri l'uomo era stato fermato in centro dalla polizia per ben 3 volte e sanzionato per ubriaco. L'osservatorio di monitoraggio per la Costa Concordia ha autorizzato al momento l'installazione di un solo cassone. Questa e le altre notizie della nostra regione. Daniele Magrini. L'osservatorio di monitoraggio per la Concordia, a seguito della riunione che si è svolta questa mattina con i rappresentanti di Costa Crociere e del consorzio Titan Micoperi, ha autorizzato per il momento l'installazione del solo cassone S12 già presente all'isola del Giglio, operazione immediatamente avviata dai tecnici. Il via libera per l'applicazione degli altri cassoni, invece, rileva la struttura, potrà arrivare entro pochi giorni, una volta fornita all'osservatorio la documentazione necessaria a dimostrare come l'installazione dei cassoni sul lato di dritta non pregiudichi l'eventuale attività di bonifica delle acque interne. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Pistoia hanno eseguito a Napoli e Giuliano in Campania 3 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone coinvolte a vario titolo in 9 rapine ad istituti di credito della provincia di Pistoia e di altre località italiane. Si tratta di 3 campani, uno dei quali attualmente detenuto nel carcere di Poggio Reale, nel gruppo anche una 22enne incensurata. La loro organizzazione comprendeva un'altra dozzina di persone, tutte denunciate. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore di Pistoia Fabio Di Vizio sono scaturite da una serie di rapine a banche nel pistoiese nell'estate del 2013, tutte caratterizzate dalla presenza di un individuo, il 56enne detenuto, che non adottava particolari accorgimenti nel nascondere il volto. Un ordigno bellico è stato ritrovato ieri nella tenuta di San Rossore a Pisa, nel parco regionale di Migliarino e San Rossore. Lo rende noto l'ente spiegando in una nota che la bomba è probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Vandali in azione la scorsa notte contro la sede regionale del PD a Firenze, imbrattate con vernice rossa le vetrate della porta d'ingresso della sede del partito in via Forlanini, mentre sulla facciata della sede è stata vergata la frase «Tutti complici del massacro sociale». Accanto, sempre con vernice rossa, è stata tracciata anche la scritta «Firenze maggio corteo spezzone studentesco» con riferimento a un corteo organizzato per il prossimo 17 maggio a Firenze da ambienti vicini ai movimenti di lotta per la casa. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte degli investigatori della Digos. Siamo stati spesso colpiti da questi atti negli ultimi mesi. Evidentemente ci sono gruppi che si comportano al di fuori delle regole democratiche, ha commentato Antonio Mazzeo, responsabile dell'organizzazione del PD della Toscana. Ancora disservizi sui treni regionali e la denuncia arriva ancora una volta anche dal presidente della regione toscana, Enrico Rossi. Vediamo.
Pisa, treno regionale delle 7.45, arriva a Grosseto alle 9.28. Prima viene annunciato il ritardo e poi la soppressione per mancanza di materiale rotabile, cioè mancava il treno. Stamani doveva prenderlo anche il presidente della regione toscana, Enrico Rossi. Non è la prima volta infatti che il governatore viaggia sui regionali, spesso utilizzati dai pendolari, anche per testare l'efficienza del servizio. I frecciabianchi e gli intercity sono fondamentali per la costa, una dorsale fondamentale e che serve molti pendolari. Ma sono figli di nessuno e non deve essere così, non possono essere messi in discussione ad ogni cambio di orario. I frecciabianchi perché da soli non stanno sul mercato, gli intercity perché non sono finanziati da nessun contratto. Così Rossi al suo arrivo a Grosseto. Non si può regredire in termini di servizio, ci sono già stati troppi tagli, ha detto il presidente, che ha rilanciato l'ipotesi di trovare finanziamenti caricando qualcosa sui biglietti dell'alta velocità, come prevede la legge, il decreto Monti del 2011. Io poi credo che bisognerebbe farci venire anche un po' di fantasia per queste linee cosiddette minori che Trenitalia vorrebbe sopprimere, che qualcuno dice sono costose. Io penso che lì bisognerebbe provare un po' a valorizzare il turismo. Revocato lo sciopero indetto per domani all'aeroporto fiorentino di Peretola, e questo l'esito della riunione di raffreddamento che si è tenuta stamani in prefettura, a cui hanno partecipato la dirigenza di aeroporto di Firenze S.p.A., DF e le organizzazioni sindacali del personale di gestione aeroportuale e dei servizi di handling. Da tempo è in corso una vertenza sindacale con conseguente stato di agitazione del personale a seguito della disdetta di tutti gli accordi integrativi formalizzati dall'azienda il 28 febbraio scorso. All'incontro le parti hanno trovato un accordo significativo che ha permesso di annullare lo sciopero di domani e conseguentemente di rendere lo scalo completamente operativo, oltretutto in un momento importante, in una giornata importante sotto il profilo del movimento turistico. E ieri 1 maggio la rabbia dei lavoratori della Lucchini di Piombino, c'era per noi Rachele Campi, vediamo. Come ci si sente? È la festa dei lavoratori o di quello che ne rimane, perché qui a Piombino si vive un momento, diciamo, opaco, oscuro, e un momento di anche amarezza, perché con gli impianti fermi che in questo momento sono in stand by si vive un forte senso di disagio, più che altro. E c'è un assordante silenzio in quello stabilimento, non lo conosco, è quasi irriconoscibile per me. Sono le parole di Michele Nardini, operaio delle acciaierie Lucchini da ben 19 anni in occasione del 1 maggio, festa dei lavoratori. Una ricorrenza amara per Piombino, che la scorsa settimana ha visto lo spegnimento dell'alto forno, cuore pulsante del polo siderurgico. Un momento storico e doloroso per chi vuole continuare a lavorare nell'azienda piombinese. E in Piazza Verdi sono molti gli operai riuniti in attesa dell'intervento del presidente della regione Enrico Rossi, che ribadisce l'importanza di un obiettivo raggiunto, la firma del governo sull'accordo che prevede la riconversione e riqualificazione dell'impianto. Ma mi sento di dire che noi abbiamo la morte nel cuore per la chiusura dell'alto forno, questo è il sentimento vero dei lavoratori di Piombino. Chi non lo capisce vuol dire che non c'è mai stato, e sono molti che parlano di Piombino senza esserci mai stati. E noi però allo stesso tempo abbiamo aperto una speranza con la firma dell'accordo di programma. La Regione Toscana ha finanziato per più della metà i 270 milioni dell'accordo di programma. L'obiettivo fondamentale è riaprire l'area a caldo a Piombino, cioè ritornare a produrre acciaio a Piombino. Qualora non andasse in porto la realizzazione dell'area a caldo, sono disposto a dare le dimissioni, a riandare al voto e, per una cosa davvero seria, chiamare i cittadini toscani a pronunciarsi. L'obiettivo dei sindacati è quello di reimpiegare gli operai il prima possibile. Il 5 e 6 maggio sono previste assemblee volute fortemente dai lavoratori per chiarire i termini della riconversione dell'impianto. E Luigi Zingales, economista appena nominato da Renzi nel consiglio di amministrazione dell'ENI, si è scagliato proprio contro il salvataggio delle acciaierie di Piombino. Vediamo. I costi e gli aspetti tecnici non lo so. Se effettivamente c'è una possibilità, mi sembra una buona soluzione, ma questo è diverso da mantenere in vita una impresa, o particolarmente un pezzo di impresa, che non mi sembra essere competitivo, e dare 270 milioni a questa impresa quando Pompei cade a pezzi. Cioè, se noi dessimo 270 milioni invece che a Piombino a Pompei,
quanti posti di lavoro creeremo lì? Questa stroncatura solenne del piano di salvataggio e riconversione anche in senso ambientalista dell'acciaieria di Piombino non viene da uno qualsiasi, ma da Luigi Zingales, economista docente a Chicago, appena nominato da Renzi nel consiglio di amministrazione di Eni. Il suo intervento alla Leopolda nel 2011 è ancora ricordato, ma molti ricorderanno anche quello di ieri a servizio pubblico da Santoro, che si è trasformato in un vero e proprio duello con Fabrizio Landini, segretario della FIOM, che si infuria rispetto al dualismo Piombino-Pompei. Mettere in contrapposizione due cose. Perché esiste una cosa che si chiama... tutte e due? Ma che ragionamento è? Ma perché bisogna mettere in contrapposizione la tutela dei beni culturali con l'industria? Perché? Perché? Zingales in realtà è apparso pressappochista e disinformato. A giudizio di molti, il settore dell'acciaio comunque resta dinamico e potenzialmente competitivo. La domanda mondiale di acciaio entro il 2025 aumenterà di 2,3 miliardi di tonnellate. La Cina è produttore per 200.000 tonnellate. Gli Stati Uniti saranno esportatori netti e l'Europa resta per ora il secondo produttore mondiale. Ma serve un quadro ovviamente di norme chiare e innovativi, stabili, prevedibili. Ma se intendessimo chiudere Piombino, Ilva, quanto altro, l'Italia in questo progetto europeo non sarà più competitiva e ancora una volta la Germania sarà sopra di noi. Il governatore Enrico Rossi commenta rispetto all'intervento di Zingales: non ho tempo né voglia di replicare a certe sconcezze. E ora con Eleonora Barbieri andiamo a Prato per parlare del 1° maggio. Istituzioni pratesi, sindacati e tanti cittadini guidati dal gruppo dei Valletti Comunali e dalla banda hanno partecipato ieri alla manifestazione organizzata da CGL CISL UIL per festeggiare il 1° maggio. Il corteo è partito da Piazza Mercatale e da qui attraverso le principali strade del centro storico ha raggiunto Piazza Duomo per il comizio finale. Sul palco ha preso la parola Sandra Cappellini della segreteria regionale della CGL, che ha incitato i presenti a tornare in piazza se necessario per ridare dignità al lavoro. Perché noi vogliamo che finalmente la politica risponda alle esigenze del mondo del lavoro. La situazione è drammatica e non possiamo più attendere. Quindi vogliamo delle risposte concrete e sulla base di quello siamo pronti anche a tornare in piazza. Penso ai precari, penso ai giovani. Io credo che i messaggi che oggi devono essere dati devono essere declinati in questo senso, cioè preoccuparsi delle figure più deboli. Io, come una sorta di disco rigato, insisto, un paese che non riesce a garantire il futuro alle nuove generazioni e non può, come dire, garantire la dignità dei suoi cittadini è un paese deficitario. Ha partecipato alla manifestazione anche il vice ministro ai trasporti Riccardo Nencini. Tra gli striscioni più polemici, quello dei giovani democratici, un attacco diretto al sindaco Cenni e alla sua scelta di affidare un incarico a Vittorio Sgarbi. Lo striscione riporta la frase: 5 anni di mandato, 24 milioni di buco, un solo occupato, Sgarbi. Record storico per la notte bianca fiorentina, anche se non sono mancati i reclami. Gigliola Caridi. Record storico come numero di... diciamo di ricoveri o di reclami, abbiamo toccato il livello minimo, sono i dati che ci vengono dal pronto soccorso e dalla protezione civile, il livello minimo di tutti e 5 gli anni. Così Dario Nardella, vice sindaco di Firenze. Ma non sono mancate le lamentele. 80 persone sono state accompagnate al 118 nei pronto soccorso degli ospedali. Sporcizia dappertutto e inquinamento acustico. Ogni anno da 5 anni noi facciamo la notte bianca ed è il 30 di aprile. Io ho ringraziato anche per la pazienza questi cittadini. Penso che si possa una volta all'anno organizzare un appuntamento del genere, ripeto, se serve a parlare di musica, di cultura, di ritrovo e di giovani. È chiaro che non può essere sempre notte bianca e quindi il nostro impegno su tutte le altre notti è che invece la quiete pubblica sia rispettata. In realtà la città si può vivere, non abbiamo bisogno delle camionette dei militari perché una città sia vivibile. Certo, la legalità e la sicurezza è un principio su cui siamo al lavoro. Quest'anno per la prima volta con le forze dell'ordine abbiamo garantito i presidi fissi nel centro storico per le serate della Movida, la notte bianca è un'altra cosa. Inaugurato il 77° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, Goffredo Gori. Ho una nostalgia, ma ci saranno sicuramente delle aperture, delle cose meravigliose con questo rinnovarsi e così. E allora bisogna pensare al futuro, bisogna pensare a guardare avanti.
e non si vive solo di ricordi, però fanno parte della nostra vita e hanno un significato importante per la mia vita. Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Corso Italia, si sta per aprire il sipario su Tristano e Isotta di Wagner, è l'opera di apertura della 77esima edizione del festival più antico d'Europa dopo quello di Salisburgo. L'appuntamento di stasera è storico, pensate, qui in questo spazio si fa musica dal 1928 e è storico questa serata perché dal prossimo anno qui il sipario non si aprirà più e ci si sposterà più vicino presso il teatro nuovo che è presso la stazione Leopolda, anche con un marchio nuovo, Opera di Firenze. La nave di Tristano porta una vela nera, sì. Allora il teatro si trasferirà da qui a là, ecco questa vela nera un po' funerea non è che... No. Noi abbiamo già pronta la vela bianca, è nuova di zecca, è come il nuovo teatro che dal 10 maggio aprirà i battenti definitivamente. Questo teatro è stato un magnifico teatro, adesso sta aspirando, è nella fase terminale della sua vita, perché c'è un altro ancora più bello che si aprirà a due passi da qui, non vedo che problema ci sia. Io credo veramente in anni in cui si è investito poco sulla cultura, fondamentalmente questo grande investimento del governo italiano sull'auditorium e l'investimento del governo sta facendo sul Maggio Musicale in genere è un grandissimo successo. Prima giornata del Festival delle Religioni a Firenze. Una a tre giorni per incontrarsi e non scontrarsi nel rispetto delle proprie diversità. È il Festival delle Religioni che continua la tradizione inaugurata da Giorgio La Pira. Noi viviamo in un mondo che è un mondo globale, un mondo di indifferenze. La globalizzazione ha in qualche maniera esaurito le differenze, quindi noi con questo Festival delle Religioni e dunque con il tentativo di andare a svelare le contraddizioni e ciò che profondamente ci divide, vogliamo dire che la pluralità è la ricchezza dell'esistenza, la ricchezza del reale, quindi è giusto, è arrivato il momento di parlare di religioni in maniera seria. Noi dobbiamo imparare che il fine delle religioni non è quello di dissolversi in un amalgama indifferenziato in cui più o meno musulmani, cattolici, ebrei possano essere un melting pot, ma dove ognuno possa essere se stesso fino in fondo, credere fino in fondo e gli altri non siano semplicemente tolleranti rispetto a questo credere fino in fondo, ma partecipino della virtù, del valore di questo approfondimento. Sembra un passaggio minimo, ma invece è un passaggio fondamentale, perché da quel passaggio non si può tornare indietro. Una volta che si impara a rispettare, a voler bene, ad amare l'approfondimento religioso, forse gran parte dei conflitti a cui ancora assistiamo non ci saranno più. Da Firenze un aiuto concreto alle Filippine colpite dal tifone, vediamo come. Si chiama Off-Grid Box e funziona come un accumulatore di fonti rinnovabili, sole, vento, pioggia e mare, per poi trasformarle in risorsa, cioè acqua potabile, acqua calda ed elettricità. Questo box funziona con le risorse che sono presenti nel territorio, quindi tutte risorse rinnovabili, di base energia solare, sia fotovoltaica che termica, oppure anche eolica, che comunque è un effetto di energia solare, e funziona attraverso diciamo, la sua resa, è anche una resa che impatta sulle acque perché accumula acqua piovana, la raccoglie, la accumula, la depura e la riconsegna depurata all'abitazione. C'è un quarto ciclo oltre a quello elettrico, termico e dell'acqua in entrata, la gestione delle acque in uscita, perché è fondamentale riuscire a depurare anche le acque di scarico, e questo quarto ciclo si riesce a fare attraverso il nostro brevetto. Tre di questi box verranno utilizzati nelle Filippine. Oxfam è presente nelle Filippine da diversi anni, eravamo presenti ancora prima del passaggio del tifone Haiyan, perché c'era stato qualche mese prima un terremoto e quindi avevamo dei team umanitari già presenti nelle isole limitrofe per assistere la popolazione colpita dal terremoto. Per cui quando poi è passato il tifone, ora a maggio insomma, si celebra il sesto mese dal passaggio, abbiamo dislocato subito i nostri operatori umanitari per raggiungere le popolazioni colpite
Questo progetto ci permette di sperimentare per la prima volta in un contesto di emergenza una tecnologia innovativa, rinnovabile, per cui in maniera totalmente autonoma e indipendente manderemo questi 3 container che permetteranno di assistere circa 500 famiglie. Vi lascio al TG Prato, grazie per averci seguito, buona serata a tutti, arrivederci. Buonasera a tutti, da parte del Consorzio Lamma cominciamo con il vedere la situazione a grande scala prevista per la giornata di domani e per il fine settimana. Un'area di bassa pressione interessa l'Italia, il Mediterraneo centrale e il minimo dal Tirreno si sposterà gradualmente nella giornata di domenica verso l'Adriatico e quindi il tempo gradualmente tenderà a migliorare sulle zone di nord-ovest. Più a ovest, sull'Europa occidentale, si estende un vasto campo di alta pressione che per il momento blocca l'arrivo delle perturbazioni atlantiche e garantirà per l'inizio della settimana anche sull'Italia un tempo nel complesso stabile. Ma andiamo con ordine per domani, in mattinata un cielo molto nuvoloso con nubi estese, piogge soprattutto sulle zone appenniniche, sul centro-sud della regione, qualche timida schiarita sulla costa settentrionale. Nel pomeriggio ancora molte nubi, soprattutto sull'Appennino centro-sud, qualche timida schiarita e attenuazione dei fenomeni sulle pianure settentrionali. Venti da nord-est nell'interno, da nord-ovest invece sulla costa, con mari che da mossi diventeranno poco mossi. Domani temperature stazionarie oppure in leggero aumento sul nord-ovest della regione. Uno sguardo alla domenica, ha deciso un miglioramento, un cielo sereno poco nuvoloso, qualche addensamento durante le ore pomeridiane, in particolare sulle zone di nord-ovest, quindi Garfagnana, Lunigiana, Versilia, dove potrà arrivare anche qualche breve rovescio. Venti da ovest, nord-ovest sulla costa, ancora da nord-est nell'interno, però in attenuazione. Domenica temperature massime in aumento. Bene, con questo direi che è tutto, vi auguro una buona serata, l'appuntamento a lunedì. Ce l'hai quanto altro? Certo, caro. Ma la senti la primavera? Le senti le farfalle? E le sento sì le farfalle, non ho mangiato un monte a pranzo oggi. Con l'arrivo delle farfalle sono arrivate le promozioni di primavera. Converse, Yeezy, Superga, a prezzi scontatissimi e con la Diadora anche un orologio in regalo. E quindi? E quindi le allora tu le compri? Un po' braccino ti sei. Bed Service, il materasso dalla A alla Z. Dal 2005 produzione e vendita a prezzi di fabbrica di materassi e articoli per il riposo. Nel nostro ampio spazio troverete molti articoli per la vostra casa, il camper, la roulotte, la barca. Vi offriamo un servizio di consulenza per trovare il prodotto giusto per il vostro fisico e anche per le vostre tasche. I materassi sono sfoderabili e lavabili e si può fare tutto su misura. Al trasporto ci pensiamo noi. Non vi resta che venire a scegliere il vostro nuovo materasso nel nostro outlet. Salta tutti e acquista in fabbrica. Io e Ani la stiamo insieme da 3 anni. Lei vive a Belgrado, ma la nostra storia ha resistito alla distanza, anche grazie alla tecnologia. Lei è a più di 1000 chilometri da qui e oggi le chiederò di sposarmi. Amore! Rubavi! Brav cicciu! Ima misnena genia za tebe. Sì? Da. Zatvori oči. Anila, hoćeš li da udaš za mene? Anila, hoćeš li da udaš za mene? Ehi! Anila, se devi fare una proposta di matrimonio online, forse è meglio utilizzare una connessione affidabile. Connessioni metropolitane. Soluzioni per comunicare. In Toscana sono quasi 200.000 le persone con disabilità.
Molte di queste persone lavorano grazie a progetti di inserimento gestiti dalle associazioni. CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana, aiuta le associazioni di volontariato con progetti mirati e gratuiti. Il volontariato toscano ha i numeri. Campagna promossa da CESVOT. Mi avevano chiamato un'altra volta, l'ennesimo colpo in città. Ormai non si parlava d'altro. Svuotato di nuovo. Un lavoro pulito e veloce, dei veri professionisti. E come al solito, nessuna traccia. Tranne una. Edizione straordinaria! Beh, novità? Se ne sono andati col bottino. Ancora loro. E chi altri se no? Peppino d'Urgone. Buonasera e benvenuti al TG Prato. Partiamo dalla questione profughi perché stanotte sono arrivati 15 siriani e subito dopo colazione sono fuggiti via, come era avvenuto oltre un mese fa a Villa del Palco. Nel pomeriggio il Ministero dell'Interno ha provveduto a contattare la Prefettura di Prato per l'invio di altri 15 migranti. Il servizio di Claudio Vannacci. Sono arrivati nella notte nuovi profughi destinati a Prato, ma neanche il tempo di sistemarsi, che sono già scappati via. Si è ripetuto così il copione già registrato lo scorso mese, quando profughi siriani si allontanarono alla chetichella dalla Villa del Palco. Il Ministero comunque non ha perso tempo e ha deciso che altri 15 profughi arriveranno a Prato, forse già nel corso di questa notte, al più tardi nella giornata di domani. L'annunciato arrivo in città di 15 siriani è avvenuto nel corso della notte. Si trattava di un gruppo di soli uomini, 13 di loro sono stati alloggiati a Sofignano, 2 a Carmignano. Stamani, dopo colazione, sono spariti nel nulla. Una scena già vista. A fine marzo una quarantina di profughi siriani rimase a Villa del Palco per un paio di giorni. Giusto il tempo di riprendersi dalle fatiche del lungo viaggio in mare per approdare sulle coste siciliane. Poi la fuga verso l'Europa, Paesi Bassi in particolare, dove ad attenderli c'erano già parenti e amici. Probabilmente per i 15 migranti arrivati stanotte a Prato è successa la stessa cosa. Quelli che arriveranno nelle prossime ore saranno sistemati sempre a Sofignano e a Carmignano. Altra storia invece per i 50 profughi del Centro Africa giunti a Prato il 12 aprile, divisi tra l'ex scuola di Santa Caterina de Ricci a Prato, Sofignano e Carmignano, non hanno destinazioni precise e proseguono il loro soggiorno pratese in attesa di vedersi riconosciuti lo status di rifugiati politici. La cronaca, uno spacciatore è stato arrestato la scorsa notte da una pattuglia in borghese dai carabinieri del nucleo investigativo. Si tratta di un pregiudicato nato in Marocco e domiciliato a Prato. L'uomo è stato bloccato appena dopo aver ceduto ad una napoletana 26enne ed ad un fiorentino di 44 anni, entrambi residenti in provincia di Firenze, una dose di circa mezzo grammo di cocaina. La perquisizione personale, estesa anche all'abitazione dello spacciatore, ha consentito di rinvenire ulteriori 16 grammi dello stesso stupefacente, una bilancina di precisione, del materiale utile al confezionamento delle dosi e la somma in contanti di poco più di 1.100 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Sia la droga che il rimanente materiale sono stati sottoposti a sequestro, mentre 2 acquirenti saranno segnalati alla prefettura come assuntori di droga. Ieri 1 maggio, vediamo nel prossimo servizio le immagini del corteo pratese.
Istituzioni pratesi, sindacati e tanti cittadini guidati dal gruppo dei Valletti Comunali e dalla banda hanno partecipato ieri alla manifestazione organizzata da CGIL CISL e UIL per festeggiare il 1° maggio. Il corteo è partito da Piazza Mercatale e da qui attraverso le principali strade del centro storico ha raggiunto Piazza Duomo per il comizio finale. Sul palco ha preso la parola Sandra Cappellini della segreteria regionale della CGIL, che ha incitato i presenti a tornare in piazza se necessario per ridare dignità al lavoro. Perché noi vogliamo che finalmente la politica risponda alle esigenze del mondo del lavoro. La situazione è drammatica e non possiamo più attendere. Quindi vogliamo delle risposte concrete e sulla base di quello siamo pronti anche a tornare in piazza. Penso ai precari, penso ai giovani. Io credo che i messaggi che oggi devono essere dati devono essere declinati in questo senso, cioè preoccuparsi delle figure più deboli. Io, come una sorta di disco rigato, insisto, un paese che non riesce a garantire il futuro alle nuove generazioni e non può, come dire, garantire la dignità dei suoi cittadini è un paese deficitario. Ha partecipato alla manifestazione anche il vice ministro dei trasporti Riccardo Nencini. Tra gli striscioni più polemici quello dei giovani democratici, un attacco diretto al sindaco Cenni e alla sua scelta di affidare un incarico a Vittorio Sgarbi. Lo striscione riporta la frase: 5 anni di mandato, 24 milioni di buco, un solo occupato, Sgarbi. A Montemurlo invece la festa del 1° maggio è stata fatta a passi di pizzica, vediamo. Montemurlo ha festeggiato il 1° maggio a tempo di pizzica. Ieri pomeriggio Piazza della Libertà era gremita di persone per assistere alla coreografia di gruppo sulle note della famosa musica salentina. Tanti cittadini hanno trascorso il mese di aprile a imparare i passi di questo particolarissimo ballo pugliese e ieri sono scesi in pista, tutti rigorosamente vestiti con una maglietta rossa. Un'iniziativa voluta dal Comune, da CGIL CISL UIL per rendere il 1° maggio non solo un'occasione di riflessione sui temi del lavoro, ma anche un momento di ritrovo. Realizzata grazie alla collaborazione del gruppo Ballo Spettacolo, la manifestazione aveva anche l'obiettivo di parlare di integrazione e di occupazione nel mondo globalizzato, come riassume il suo titolo, Lavoro in ballo con tutti i colori del mondo. Per questo tra una pizzica e un'altra i ballerini e il pubblico presenti si sono presi per mano e hanno creato un grande giro tondo sulle note di We Are the World. Davvero coinvolgente. Cambiamo argomento, parliamo di raddoppio della declassata al soccorso, scontro fra il sindaco Cenni, il ministro Lupi e il suo vice Nencini. Servizio. Il vice ministro dei trasporti Riccardo Nencini, a Prato per partecipare alla manifestazione del 1° maggio, conferma quanto dichiarato mercoledì dal ministro Lupi. È allo studio la possibilità di mantenere il finanziamento governativo di 16 milioni di euro per il raddoppio della declassata al soccorso, anche in presenza di progetti diversi dal viadotto. L'esatto contrario di quanto dichiarato un anno fa. Nencini ha anche aggiunto che sarà il comune a decidere il progetto migliore, mentre fino ad oggi è stato sostenuto che sarebbe toccato al ministero scegliere in base alla valutazione di impatto ambientale. Noi non entriamo nel merito della progettualità comunale. Se il finanziamento è previsto e basta, poi dipende dal comune organizzare dal punto di vista progettuale l'intervento. Ha fatto tanto d'occhi il sindaco Cenni, che non le ha mandate a dire tanto al ministro Lupi che al suo vice Nencini. Un ripensamento in questa direzione ci meraviglia, perché non è che sia stata una singola persona che fa una valutazione, ma è un insieme di istituzioni che hanno fatto una valutazione complessa e hanno portato poi alla definizione del finanziamento per quel tipo di progetto. Sembra più questo più una condiscendenza politica. Per quanto riguarda poi Nencini, io credo che dovrebbe avere un occhio di riguardo un po' più attento a Prato, per quanto riguarda prima quando era in regione, se ci avesse finanziato la regione l'opera avremmo potuto fare senza dover ricorrere ai soldi dello Stato. E l'altra questione che mi preoccupa molto è la sua voglia di fare una pista di 2400 metri, ecco, si preoccupi di quella invece che mettere in condizione ancora Prato di non avere una risposta
attenzione il nodo della declassata, che è effettivamente inaccettabile al momento stesso in cui tutti i percorsi sono stati fatti con l'osservanza di tutte le norme e le regole. Il ministro per le riforme istituzionali Maria Elena Boschi sarà a Prato domani mattina. Il ministro atteso per le 10.30 e visiterà il complesso della ex Campolmi con la biblioteca Lazzarini e il museo del tessuto, dove il presidente Andrea Cavicchi la accoglierà per poi accompagnarla a vedere la mostra dedicata alla camicia bianca di Ferré. Al termine del tour all'ex Campolmi, il ministro Boschi insieme al candidato sindaco del centro-sinistra Matteo Biffoni attraverserà il centro storico passando da Piazza delle Carceri, Piazza del Comune, da dove raggiungerà il comitato elettorale di Corso Mazzoni per un incontro con la stampa. E ora proseguiamo il nostro viaggio per conoscere i giovani che hanno deciso di impegnarsi in politica e di scendere, di entrare a far parte delle liste elettorali in competizione per le prossime amministrative. Conosciamo una giovane studentessa di scienze infermieristiche di origine marocchina. Al servizio. Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei nuovi volti presenti nelle liste elettorali. Oggi è la volta di Khadija Elaoufi, 22 anni, di origine marocchina. A Prato da 15 anni, la studentessa di infermieristica ha deciso di impegnarsi in politica entrando nella lista civica di Matteo Biffoni in quota socialista. Sono cresciuta qui, mi sento pratese, quasi diciamo al 100%, no perché sono di origine straniera, sono del Marocco appunto, però sono cresciuta qui, ho sempre avuto amici pratesi, italiani, mi sono diciamo integrata bene. Per quanto riguarda l'integrazione è un valore che appunto per quanto riguarda il comune, la provincia, diciamo la nostra città, è un valore che secondo me deve essere trasmesso in modo diverso rispetto a come è stato trasmesso finora e quindi dare un punto di vista che comprenda un punto d'incontro tra due culture diverse o più culture diverse, si riesce a raggiungere l'obiettivo di un'integrazione più completa. Diciamo che io come persona mi sento di poter rappresentare nel mio piccolo, sono comunque una persona giovane che ancora deve fare esperienza, lo sport, la sanità e la comunità straniera e diciamo i ragazzi della mia età, perché comunque sono nata in Marocco ma sono cresciuta qui e quindi diciamo mi sento parte integrante di questa città. C'è tempo per una notizia, prosegue la nidificazione della cicogna bianca Aiolo su un traliccio di Terna, i pulcini sono nati intorno al 10 aprile e dopo 20 giorni sono abbastanza grandi da farsi vedere nonostante la profondità del nido. Ancora non è possibile sapere quanti sono, ma almeno due o tre piccole teste si sono già affacciate. Sul sito dell'Associazione Volontari del CSN, www.volontaricsn.it, è possibile osservare in diretta i genitori che periodicamente portano il cibo ai piccoli e vederli crescere giorno dopo giorno. Sui siti ci sono anche informazioni utili per partecipare anche al concorso fotografico. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. A tutti i telespettatori stressati ed a coloro che non vogliono diventarlo, vi garantiamo che per i prossimi anni vivrete sollevati. Nel giardino, a bordo piscina, in un terreno al mare, in montagna, in campagna. Easy Room è una casetta multifunzione in grado di soddisfare ogni esigenza. Senza nessun bisogno di concessioni edilizie, si monta in sole 3 ore. Easy Room versione Family propone i principali servizi di un'abitazione. Numerose opzioni la rendono unica e componibile da 1 a 3 moduli. Easy Room Relax è la versione dedicata al rilassamento del corpo e della mente. Idromassaggio, sauna, musicoterapia. Easy Room è brevettato. Easy Room, grazie al suo speciale progetto, si monta in sole 3 ore. Contattaci telefonicamente oppure visita il nostro sito web easyroom.biz. Domenica sono stata con la mamma da Melanie Shop.
Da quando sono piccola la mamma i vestiti me li ha sempre comprati lì. Hanno tutto quello che piace a me, oltre ai vestiti da cerimonia e intimo per tutti. La mamma dice che è contenta di andare da Melanie Shop, anche perché lei, con la scusa di comprare vestiti per me, trova anche la biancheria per tutta la casa, lenzuola, tovaglie e tante trapunte, e tutto per la mia cameretta. E per il mio fratellino abbiamo messo la lista Corredino, perché la mamma dice che così i nostri amici e parenti sanno cosa regalargli di utile per le occasioni importanti. E poi quando arriviamo alla cassa la mamma fa un grande sorriso perché le fanno anche lo sconto con la sua tesserina. Melanie Shop, tutto lo shopping che vuoi. Visitateci, siamo sempre aperti la domenica. Ci troviamo nella zona commerciale di Super Olmi Quarrata Pistoia. Belline questi, ce l'hai 44? Certo caro, ho problemi. Ma la senti la primavera? Le senti le farfalle? E le sento sì le farfalle, non ho mangiato un monte a pranzo oggi. Con l'arrivo delle farfalle sono arrivate le promozioni di primavera. Converse, Ish, Superga, a prezzi scontatissimi. E con la Diadora anche un orologio in regalo. E quindi? E quindi le allora tu le compri? Un po' braccino tu sei. Per un futuro limpido. Benvenuto su Pisa Today, il sito che ti informa su quello che succede intorno a casa tua. Potrai scegliere di seguire le notizie della zona in cui vivi, gli argomenti e i temi che preferisci. Sarà subito creato per te un giornale personalizzato, solo con le notizie che ti interessano realmente. In più, appena accadrà qualcosa di importante entro 2 chilometri da casa tua, ti avvertiremo in tempo reale con un'email. Tutti i giorni, gratis. Pisa Today. Buonasera e benvenuti alla pagina sportiva del nostro TG. Apriamo parlando di Fiorentina, meno uno infatti alla finale di Coppa Italia di domani all'Olimpico di Roma. Le ultime su questo attesissimo match da Riccardo Galli. L'incontro con Papa Francesco, la convocazione di tutti, anche di Cuadrado squalificato e di Gomez che non ce la farà, la speranza di vedere Pepito Rossi in campo anche solo una manciata di minuti per poi alla fine domani sera consegnare la coppa alla sua squadra, la Fiorentina. È la vigilia del giorno più importante della stagione viola, quello della finalissima di Roma contro il Napoli. Si gioca domani sera allo Stadio Olimpico, diviso a metà fra viola e azzurro Napoli, appunto, alle ore 21. E sarà una partita in ogni caso memorabile, per più ragioni. Vista dall'ottica fiorentina, ad esempio, fa davvero sensazione immaginare che da questa sera o da domani mattina al massimo si metteranno in marcia per Roma circa 27.000 tifosi, insomma un esodo di quelli che nella storia viola non si era mai registrato. E poi appunto il blitz finale di Montella che ha convocato tutti, ma proprio tutti, lasciando intendere che chi avrà la possibilità, ovvero Rossi e probabilmente anche Gomez, potrà fare la sua apparizione almeno in panchina nella partita più attesa dell'anno. Dall'altra parte certo c'è un Napoli motivatissimo, con Benitez che non nasconde la sua voglia di fare bene e soprattutto di portarsi a casa un trionfo che renderebbe la stagione del Napoli magica molto preziosa. Sì, questo vale però anche per la Fiorentina, che chiudendo il campionato al quarto posto e vincendo la Coppa Italia potrebbe archiviare questa stagione come la migliore dell'era della Valle. Insomma, tanti ingredienti per una serata da non perdere, iniziata appunto 2 giorni prima con la benedizione di Papa Francesco e che continuerà fino a domani notte, quando il Franchi, si dice, dovrebbe rimanere chiuso, ma chissà, davvero, davanti a certi miracoli come quello sul campo, potrebbe davvero accadere di tutto.
C'è la volontà di far giocare Rossi, così ha detto Montella nella conferenza stampa di questo pomeriggio, conferenza stampa alla quale ha preso parte anche il capitano della Fiorentina Pasqual, e che andiamo ad ascoltare. Per quanto riguarda il Papa, sì, un'esperienza direi molto importante, anche perché insomma è una persona molto diversa, una persona che sta cercando di rilanciare la Chiesa e riavvicinare tutte le persone alla Chiesa, visto in questo momento un po' particolare. Per quanto riguarda la Coppa, sì, la speranza è quella di alzarla, anche se spero che il ciclo mio non sia finito. Allora, Neto lo verifichiamo domani, quindi oggi credo che non si alleni. Poi chi altro c'è? Rossi si sta allenando e non so nemmeno la tenuta in termini di minutaggio che possa avere, perché si allena con noi da diciamo 2 settimane dopo l'infortunio, 1 settimana per intero. È andato abbastanza bene, insomma, la volontà c'è. Poi chi altro c'era? Gonzalo credo che si sia ristabilito in termini di influenza e da verificare anche per lui la tenuta nei 120 minuti possibili, così come Borca Valero, che ieri ha fatto qualcosa di più del giorno precedente dove non si era allenato, è da verificare anche lui oggi e forse ancora di più domani. Gomez, al di là della volontà sua di esserci, io devo fare i conti con la realtà, e la realtà ci dice che non si sta allenando con il gruppo, e quindi è improbabile un suo impiego, ragionevolmente improbabile. Poi da qui a domani, se magari non riuscirò a dormire stanotte, chissà che non mi venga qualche intuizione, perché a prescindere dall'esito della finale, come ho detto prima, fino ad oggi in 2 anni c'è stata una crescita in tutti i sensi, e mi auguro, la mia aspirazione è quella che possa esserci comunque a prescindere dal risultato della partita di domani. Buonasera mister, volevo sapere se aveva sentito il patron della Valle, se aveva parlato con lui, se c'era stato uno scambio di battute, e poi insomma una parola anche su Benitez, un tecnico che lei conosce molto bene e che sicuramente già nei giorni scorsi ha detto di stimare, insomma. Sì, insomma col patron stiamo insieme da stamattina, a fianco a fianco, perché è venuto con noi dal Papa, è venuto con noi in Pulma a vedere l'allenamento, quindi lo sento vicino, lo sento quasi come un difensore di quelli asfissianti, però a parte questo ci fa piacere la sua vicinanza e il suo entusiasmo, insomma. Riguardo a Benitez c'è poco da dire, da aggiungere, allenatore internazionale che ha dato lustro anche alla società del Napoli, ha fatto crescere a livello internazionale anche come immagine, è una persona molto anche molto simpatica, come ho potuto constatare stamattina, e c'è grande rispetto, e io vorrei fare una, come dire, proprio per questo gli vorrei chiedere appunto qualcosina, visto che è quasi sazio delle tante finali, delle tante vittorie, che insomma in qualche modo aiuta anche i giovani a crescere, che nel nostro paese ne ha bisogno. E un lutto funestato la vigilia della finale Coppa Italia in casa Viola, è morto infatti il collega Marcello Giannini, aveva 87 anni, per tanti anni aveva seguito la Fiorentina per i microfoni della RAI. Per quanto riguarda la Fiorentina, vediamo anche la designazione arbitrale per il match Fiorentina-Sassuolo che si giocherà martedì prossimo alle 19 al Franchi. La gara sarà diretta da Tagliavento di Terni. Udinese-Livorno, che invece andrà in scena regolarmente domenica alle 15, sarà diretta da Rocchi di Firenze. Passiamo alla Serie B, domani in campo per la 16ª di ritorno, l'Empoli a Brescia. E il Siena invece ospiterà il Modena, e per il Siena oggi giunge una buona notizia, cioè che è stata ritirata l'istanza di fallimento presentata nei confronti della società. Proseguiamo ora invece parlando di rugby con Stefano Chini. Dopo la delusione del mancato accesso ai play-off, i Cavalieri Estra si presentano a Viadana domani alle ore 17 per onorare il primo degli ultimi 2 impegni di campionato. Allo Zaffanella di Viadana arbitrerà il signor Pennè di Milano. L'obiettivo dei tutti neri sarà quello di sfatare la maledizione del secondo tempo, manifestata nelle ultime gare dove i lanieri non sono mai riusciti ad andare a punti dopo l'intervallo. Viadana, ancora in lotta per i play-off con Mogliano e Padova, avrà sicuramente più pressione addosso, mentre i Cavalieri potranno esprimersi al meglio, senza l'ansia del risultato e consapevoli delle proprie capacità. All'andata
fu 22-14 per il Prato al Chersoni con una grande prestazione di Patelli e compagni. Questa è la formazione annunciata da coach Pratichetti: Falsaperla, Vezzosi, Maestorovic, Von Grubkov, Suarez, Patelli, Della Ratta, Bernini, Del Nevo, Saccardo, Nifo, Gerosa, Coria, Marchetti, Giovanchelli e Traoré. A disposizione ci saranno Lombardi, Lupetti, Devodier, Manganiello, Browni, Tenga e Biancotto. Ancora Chini, ora per il basket toscano. In campo la Serie A, domenica tutti in contemporanea nella penultima di regular season alle ore 17, la Montepaschi Siena sarà impegnata a Varese, doppia seduta di lavoro anche ieri nonostante il 1° maggio, c'è grande attesa per la gara di Masnago, match chiave per entrambi i quintetti, di sicuro però la pressione sarà maggiormente sulle teste di Polonara e Soci che devono vincere le ultime due partite per non lasciare nulla di intentato ai fini del raggiungimento dell'ottava piazza, l'ultima disponibile per la griglia dei playoff. I biancoverdi di Crespi invece hanno dalla loro il grande momento di forma fisica e mentale che ha contraddistinto gran parte del girone di andata e tutte le ultime uscite. Pistoia si prepara invece a risalire l'Appennino per l'esodo biancorosso a Bologna a casa Virtus. Domenica Herdi sfiderà per la terza volta in un anno il suo passato biancorosso dopo la visita alla Palacarrara della scorsa primavera con Barcellona e la gara dell'andata in maglia granarolo. Nella vittoria dei siciliani sulla Tesi Group dello scorso 12 aprile, dopo aver salutato il pubblico pistoiese all'inizio gara, Herdi segnò 35 punti più 7 assist e 8 falli subiti, decisivi per la sconfitta biancorossa all'overtime. Dwight è tornato a Pistoia anche il 4 gennaio, segnando 17 punti in una gara per lui altalenante come la sconfitta a fil di sirena della Granarolo, trafitta dal tiro di J. Juan Johnson. E con questo abbiamo concluso, ma prima di restituire la linea alla regia, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione Sportissimo che andrà in onda sul canale 194 Toscana TV News e Sport 24. L'ospite di questa sera sarà l'allenatore del Prato Calcio, Vincenzo Esposito. Il TG si conclude qui, grazie per la cortese attenzione, buonasera.